Sì, Francesco, grazie per la linea. Io vorrei fare un passo indietro. Avete sentito Erasmo Paone che prima diceva potrebbe darci una mano in questa situazione anche il Consorzio Sud Pontino, perché in una procedura di asta, perché abbiamo detto che potrebbero rischiare i Paone e lo stabilimento di cambiare proprietario, perché un lotto tramite asta è stato già assegnato. Allora, che cosa, in questa procedura si è introdotta anche una proposta del Consorzio Industriale Sud Pontino. Il Presidente, ce lo facciamo spiegare proprio da lui, avvocato Salvatore Forte. Buongiorno. Che proposta avete fatto? Buongiorno, è una particolare procedura prevista da una legge del 98 che consente ai consorzi industriali ASI, come quello del Sud Pontino, di acquisire stabilimenti anche in presenza di procedure concorsuali, defalcando dal prezzo il contributo attualizzato dato a fondo perduto dallo Stato. Però, avvocato, spieghiamo bene perché, ovviamente, cioè, perché il consorzio in questo caso, cioè, qual è il vostro obiettivo? Quello di mantenere i livelli occupazionali, ma anche quello di non disperdere insomma, una ricchezza e anche la proprietà che resti, nel Pontino, no? Sicuramente in linea con gli altri interventi che sono stati effettuati proprio su quest'area, tra l'altro, il Consorzio ha avviato questa procedura per salvaguardare la forza lavoro, le unità occupazionali e anche per salvaguardare quello che è stata la storia di questa città, di questo territorio. Marchio Paone è un marchio del risorgimento, del dopo del risorgimento, c'è 150 anni di storia, non va disperso, non va cannibalizzato e in qualche modo con questa procedura noi possiamo cercare di acquisire quantomeno la parte relativa al sito industriale. Il sito industriale abbiamo avviato tra l'altro una procedura di evidenza pubblica, un avviso per una manifestazione di interesse per vedere se sul mercato vi sono operatori in grado di supportare il consorzio in questa fase, anche considerando la disponibilità dello stesso ente di avere terreni adiacenti a disposizione per un polo d'eccellenza dell'agroalimentare. Quindi di ampliare ancora di più questa zona. E arriviamo infatti anche al presidente di impresa, Giampaolo Olivetti, un po' per capire il tessuto commerciale, industriale, economico di questa zona. Insomma, certo, le procedure dell'asta possono mettere chiaramente non in pericolo, ma comunque non si può sapere che fine faranno poi gli stabilimenti, insomma, le produzioni o no. Sì, questa è la testimonianza che oggi è già molto difficile fare impresa, ma se ci si mettono anche delle situazioni esterne a quello che è l'impresa in se stessa diventa ancora più complicato. Il tessuto industriale qui è un tessuto come tutto il sud pontino di industrie che cercano da anni di far fronte alle problematiche che sono la mancanza di infrastrutture, di strade, di fibra. E nonostante questo, gli imprenditori stanno continuando a investire sul territorio, ma non è facile e la burocrazia, le istituzioni devono cercare di agevolare queste infrastrutture. Senza infrastrutture oggi l'impresa è impossibile farla. E quindi l'appello che la nostra associazione fa da anni è cercare almeno di avere una strada che porti sull'autostrada, quindi parliamo della Roma Latina, e quindi una strada che permetta alle aziende di mettersi in comunicazione col mondo perché qua siamo tagliati fuori. Grazie, insomma abbiamo dato uno scorcio di questa problematica, doveva essere qui anche la sindaca Paola Villa, ma purtroppo per una questione ieri è chiuso l'ospedale, lei si trova al comune, noi la ringraziamo, ci ha avvertito e insomma purtroppo non è potuta intervenire, noi però vi restituiamo la linea e speriamo di aver fatto un po' di luce e chiarezza su questa vicenda. Grazie Mariella, saluti i tuoi ospiti. Noi siamo andati a visitare un altro piano di zona a Torresina, una sorta di città fantasma all'interno del 14° municipio. I residenti denunciano la mancanza di servizi primari. Vediamo con Maria Luigia De Stefano. Cinquecento persone. Quando anche gli ultimi palazzi saranno ultimati, tanti saranno gli abitanti dei quartieri Torresina 1 e Torresina 2. Da residenti di quest'ultimo siamo stati contattati. Sono trascorsi ormai 10 anni da quando sono state tirate su le prime case e nonostante gli adempimenti a tutti gli obblighi finanziari versati dai residenti, di servizi essenziali neanche l'ombra. Marciapiedi, strade, fogne, allacci dell'acqua, allacci della luce, allacci della corrente, addirittura qualcuno del gas. Ancora sono in alto mare.
Tutto questo perché la burocrazia è ferma, sia da parte dei dipartimenti sia da parte dei municipi, e i cittadini chiaramente che abitano ormai qui da anni non ce la fanno più, perché è una situazione impossibile. I disagi e le difficoltà per la mancanza di opere primarie si aggravano ad esempio con le prime piogge. Quando piove si allaga tutto, i lavori per le fogne sono stati sbagliati e si allacciano tutti su un'unica fogna provvisoria che poi è la fogna principale di Torresina. E il grave è che ognuno si è allacciato con l'altra e al dipartimento nessuno sa niente. Cioè qui manca assolutamente il controllo. Tutto è stato fatto, i costruttori continuano a vendere, le persone continuano a venire ad abitare, ma i servizi primari non ci sono. Tra i problemi principali l'acqua. Qui in questo, in tutto il piano di zona, si usa l'acqua di, cosiddetta di cantiere. Quindi bollette esorbitanti, perché ha un prezzo, costo per metro cubo molto più alto rispetto all'acqua dell'utenza domestica, ma soprattutto il sistema di trasporto dell'acqua dal punto di presa fino alle singole abitazioni. L'aspetto più vergognoso è che il lavoro deve farlo l'impresa, la sorveglianza la fa la CEA. E per 5.000 euro la CEA, società pubblica, non dà ancora inizio ai lavori. Non va meglio per le strade, ad eccezione di quella principale, pressoché inesistenti, come inesistente è l'illuminazione pubblica. Sono circa 8 anni che abito qui e c'è una strada che è semi-asfaltata, manca ancora l'ultimo pezzetto, cioè abbiamo i tombini che sporgono sulla strada e parecchi sfasciano le gomme. Il resto, le carrozzine, le biciclette, i bambini giocano su una strada ghiaiata dove non ci stanno marciapiedi e si transita al centro della carreggiata scansandosi quando arriva qualcuno, perché poi qui è frequentato da betoniere, è un cantiere, furgoni veloci, non veloci, polvere, la polvere che si riversa dentro le case, e la parte retrostante è sprovvista di illuminazione pubblica. I cassonetti stracolmi, i sacchetti abbandonati sul marciapiede mostrano chiaramente come anche la situazione dei rifiuti da queste parti proceda con difficoltà, e il comitato residenti lancia un appello. Noi ci rivolgiamo soprattutto al sindaco, alla sindaca, e la invitiamo a venire qui a vedere come vive questa gente, in quali condizioni queste persone che pagano regolarmente tutti i tributi e tutte le tasse vivono in questo quartiere. Intanto, seppure in assenza totale di servizi, a Torresina 2 si continua a costruire. Problemi irrisolti a Torresina. Buongiorno alle nostre ospiti Valeria Beucchini, archeologa, e Francesca Galli, storica dell'arte. Buongiorno. Hanno collaborato al progetto Tusculum, un sito molto importante. Cosa rappresenta il parco archeologico? Guardi, l'area del Tuscolo è un'area archeologica di rara bellezza, ci troviamo inseriti nel Parco Regionale dei Castelli Romani, abbiamo un'antica città romana che è rimasta praticamente cristallizzata perché alla fine del XII secolo Roma distrusse l'insediamento e quindi è rimasto tutto fermo come era allora. Oggi 6 maggio inizia la nuova campagna di scavi a Tuscolo, quali sono gli obiettivi? Guardi, sono 25 anni che la Scuola Spagnola di Storia e Archeologia, che è un ente di ricerca del CNR spagnolo, scava a Tuscolo. Quest'anno ci concentreremo sulla Basilica Giuridica, quindi all'interno del foro, in collaborazione ovviamente con la comunità montana dei Castelli Romani Prenestini, la Soprintendenza, e abbiamo tanti giovani studenti, sia spagnoli che italiani, che collaboreranno alle ricerche. Francesca Galli, non solo scavi, ma tante altre attività. Sì. Parco ha riaperto il 13 aprile al pubblico e ogni fine settimana proponiamo delle attività che realizziamo in collaborazione con le associazioni del territorio che hanno aderito a questo progetto. Abbiamo sia attività prettamente archeologiche ma anche naturalistiche, proprio per dare evidenza a questo aspetto del luogo, con particolare attenzione alle attività per i più piccoli. Per i più piccoli, ci sarà anche una giornata di visita degli scavi, sarà a giugno quando? Il 1 giugno, nella mattinata, gli archeologi accoglieranno i visitatori per raccontare loro subito le prime scoperte che questa nuova campagna di scavo ci aspettiamo forti. Quanto durerà la campagna di scavo? Durerà 5 settimane, terminiamo il 7 giugno, appunto l'ultimo sabato di scavo, il 1 giugno, accoglieremo tutti coloro che avranno voglia di venire a vedere i risultati in anteprima.
Allora, appuntamento il 1° giugno al Parco Archeologico di Tuscolo. Grazie, grazie alle nostre ospiti per essere stati con noi, in bocca al lupo. Seconda segnalazione di giornata è Calogero, dal nono municipio, che ci scrive, ci invia delle immagini che vediamo adesso. Parliamo purtroppo ancora di rifiuti, siamo nei pressi del parcheggio della metro Laurentina e guardate questo cumulo di rifiuti che cresce, l'incapacità dei cittadini che si sono disfatti giusto, di tutto di più, una consuetudine, ci spiega chi scrive, che va avanti da tanti anni, solo raramente è stata ripulita l'area, che successivamente, ciclicamente, ritorna in queste condizioni che state vedendo, grande assente il senso civico. Altra segnalazione, Mario vuole questa volta sottolineare una buona pratica, un atto di senso civico che vogliamo brevemente raccontarvi, è quello di un signore, possono partire le immagini, che in via Vetulonia, siamo in zona San Giovanni, abbellisce i marciapiedi in questo modo, con delle graziose colorate aiuole create intorno a fusti di alberi a volte tagliati, le vedete, vi denunciamo a volte tante inciviltà, tanti rifiuti, questo è lo spirito però che a noi piace e che questa città merita una cura maggiore. C'è il tempo di qualche altra notizia, c'è un aggiornamento. Ancora Maria Teresa Laudato. Sì, di nuovo buongiorno. In un'intensa pagina giudiziaria oggi nella capitale, appuntamento in tribunale per il terzo processo d'appello ai 5 medici del Pertini che ebbero in cura Stefano Cucchi. Acquisita la relazione dei periti, il geometra avrebbe potuto salvarsi se fosse stato sottoposto a una alimentazione adeguata e a costante monitoraggio cardiaco, si procede con la discussione. Passa avanti anche nel processo sullo stadio della Roma, udienza davanti al GUP per il costruttore Parnasi ed altre 14 persone. Nella precedente la costituzione delle parti civili, il GUP dovrà decidere sull'eventuale rinvio a giudizio. Ed ora le altre notizie. È salita al volo su un'auto ferma al semaforo e per scendere pretendeva il pizzo. Al rifiuto ha continuato a minacciare il proprietario dell'auto in preda al panico. L'intruso ha poi deciso di fare da sé, ha picchiato il conducente e si è appropriato del denaro, dandosi alla fuga, che è durata poco perché i carabinieri hanno fermato il giovane colombiano che è risultato responsabile di altre aggressioni a Centocelle. È stato fatto brillare nel tardo pomeriggio di ieri nella cava Barbetti di Piverno l'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale recuperato lo scorso marzo durante degli scavi a Formi a Rio Fresco. Imponenti le misure di sicurezza adottate, compresa l'evacuazione di oltre 16.000 residenti e la zona rossa in un raggio di 1.800 metri. Ed è tutto, a te Francesco. È tutto per oggi, buongiorno Regione, torna domani puntuali 7.30 sulle 3, grazie per essere stati con noi, una buona giornata. Buongiorno, buongiorno, bentornati ad Agorà, grande puntata, grandi ospiti, grandi temi, grande Durigon, buongiorno, sottosegretario lavoro e politiche sociali, buongiorno Francesco Giorgino, buongiorno Brando Bilifai, candidato del Partito Democratico Nord.